Salve a tutti ragazzi e bentrovati da The Name Before Tokyo all'analisi per quanto riguarda il capitolo 749 di One Piece intitolato L'Avanzata. Scusate, breve premessa prima di arrivarci alla fine del video, altrimenti appunto saprete tutti che Oda sta male, nel senso che soffre di tonsillite ormai da più di un anno, era già stata diffusa questa notizia l'anno scorso con diverse pause, a seguito di una complicazione della tonsillite, quindi l'ascesso peritonsillare. Il maestro Oda Sensei è stato costretto, sarà costretto nelle prossime ore ad operarsi, quindi per le prossime 2 settimane ci sarà pausa, non uscirà il capitolo. Comunque non è nulla di grave, quindi non è morente come qualcuno vociferava, insomma, ne ho lette di tutti i colori, insomma, è un semplice intervento abbastanza banale che però comunque dovrà necessitare un periodo di riposo. Quindi facciamo tutti in bocca al lupo al maestro Oda Sensei perché possa tornare presto appunto a disegnare il nostro manga preferito. Quindi facendo questo piccolo in bocca al lupo a Oda, e adesso andiamo a parlare del capitolo 749. Allora, questo capitolo mi è piaciuto molto e vi dico subito perché. Secondo me si tratta di un capitolo completo, cioè in questo capitolo c'è tutto, tutti quegli elementi che messi insieme rendono One Piece un manga unico. Ci sono infatti le gag, ce ne sono diverse, ci sono appunto i combattimenti. Ci sono delle rivelazioni molto molto importanti per quanto riguarda la trama e lo svolgimento di essa, insomma c'è veramente un po' di tutto, pur non essendo un capitolo magari eclatante da 10, io lo definirei comunque un capitolo da 8, 8 e mezzo, ecco, a me è piaciuto molto. E così come mi è piaciuta molto anche la cover, anche questa volta diciamo destinata così a rimpiazzare le mini avventure delle quali ancora non c'è traccia, vediamo da Dan ripensare ai suoi figli adottivi. Così come non c'è traccia anche per questo capitolo né di Sanji né della Sunny, appunto, che sono ormai dispersi da più di 2 volumi e mezzo. Quindi, a differenza di come sembrava da alcuni spoiler che già mettevano in mezzo il nome di Sanji, insomma, ne ho sentite, insomma, di tutti i colori. In questo capitolo, che si intitola L'Avanzata, vediamo appunto l'avanzata. Vediamo l'avanzata di chi? Di tutto il gruppo di Ruffy e Co. In questo capitolo, infatti, tutti o quasi i personaggi hanno il loro piccolo momento di gloria. Quindi vediamo Ideo, cannone distruttore, vediamo Orlumbus che dopo l'Isabello diventa, diciamo, il mio personaggio preferito per quanto riguarda il torneo, con il suo mitico abbraccio dell'avventuriero. Ecco, anche qui Oda si conferma un genio nel come rende questi momenti, che comunque sono di combattimenti, anche un pochino delle gag. Ecco, vi sfido a non aver strappato, diciamo, un sorriso con l'immagine di Orlumbus, che lo vediamo appunto con questa tecnica abbastanza imbarazzante, appunto stringere 3-4 avversari con le braccia. Ecco, un genio anche nel rappresentare, diciamo così, le gag all'interno di quelli che sono i combattimenti. A parte questo, una prima cosa che mi ha sinceramente stupito è come è avvenuta la scissione del gruppo. Ecco, era prevedibile che non sarebbero rimasti tutti insieme, ma io sinceramente non mi aspettavo di vedere Ruffy, Zoro e Law, quindi i personaggi principali, rimanere con le due più pippe, e dico veramente più pippe con la P maiuscola in assoluto del gruppo, ovvero Abdullah e Jit, che vi ricordo sono stati mazzolati insieme da Bellamy con relativa facilità. Quindi, come mai Oda avrà deciso di far lasciare, diciamo, i 3 più forti e principali insieme a quelli che sono probabilmente i 2 più deboli del gruppo del torneo? Ecco, quale sarà la funzione di Abdullah e Jit? Oltre ovviamente alla funzione, diciamo, gag, tra virgolette, come vediamo in questo capitolo, quando richiamano comunque al dio Usopp, insomma, avranno solamente una funzione relativa alle gag, o magari questi due pipponi, diciamo così, tra virgolette, avranno un ruolo anche per quanto riguarda la vittoria finale del tutto inaspettato? Ecco, io vi vorrei invitare a riflettere su questo perché Oda non è un tipo di autore che lascia mai nulla al caso. E quindi, se ha deciso, così come ha deciso di far tornare tutti gli altri, probabilmente anche Abdullah e Jit, nella loro inutilità, tra virgolette, avranno un ruolo determinante, secondo me. Questo lo scopriremo nei prossimi capitoli. Comunque, è una cosa abbastanza interessante. Altra cosa che scopriamo e della quale abbiamo la conferma in questo capitolo è il fatto appunto di come Pika sia un Roja, scusate, sia un Paramiscia e non un Roja. Ecco, in questo capitolo secondo me ne abbiamo la conferma. Perché ne abbiamo la conferma? In primo luogo perché Ruffy con il Grizzly Magnum, quindi un colpo achizzato, gli distrugge la testa, ma il corpo reale di Pika non subisce alcun danno. Se voi vi ricordate a Marineford, quando Jozu colpisce Aokiji e lo colpisce con l'Haki, Aokiji era appunto in forma ibrida con il ghiaccio addosso, comunque Aokiji ha dei piccoli tagli, ha dei piccoli segni, ecco, diciamo così. Se tu colpisci un Roja con un Haki, il corpo vero del possessore ne subisce un danno. Mentre in questo capitolo vediamo Ruffy con l'Haki, Grizzly Magnum, vi ricordo, un colpo molto potente,
distrugge Pika, ma quest'ultimo non ha nel suo vero corpo alcun danno. Quindi, ennesima riprova di come Pika sia un Paramisha e il suo corpo vero sia appunto del tutto scollegato rispetto al corpo di roccia. Quindi, lui può manipolare la roccia una volta che gli entra dentro, ma non può creare la roccia dove questa non vi sia. E questa è la grande differenza con Hiroja. Infatti, un'altra riprova che lo vediamo in questo capitolo combattere con il suo corpo vero, e quando combatte con il corpo vero non combatte con la roccia. Questa proprio è la prova regina di come lui sia un Paramisha. Infatti, e anche qui è avvenuto un pochino quello che tutti, io compreso, avevano diciamo, diagnosticato, ecco, un probabile scontro fra Pika e Zoro. Forse uno dei pochi scontri prevedibili all'interno di questa saga, ecco. E tra l'altro, una cosa che però non mi aspettavo, appunto, era di vedere Pika combattere con una spada. Casualmente si scoprirà, ecco, Pika essere lo spadaccino migliore della Dofus Family, così come all'epoca casualmente scoprimmo che Kaku era il miglior spadaccino del CP9, ma queste sono ovviamente esigenze di trama, quindi ci sta tutto. Ecco, tra l'altro Oda con le proporzioni non è sempre, diciamo, un mago, ecco, vediamo in questo capitolo, ho visto veramente un Pika enorme, sicuramente più grosso di Doflamingo stesso, ecco, anche la spada è qualcosa veramente di incredibile, mi aspetto anche magari che sia una spada, diciamo, non dico tra le più forti del mondo, ma comunque una spada abbastanza particolare. Quindi ennesima riprova di come Pika sia un Paramisha e non un Roja abbiamo avuto in questo capitolo. Per il resto... Quindi lo scontro Zoro vs Pika lo vedremo a breve e appunto Ruffy prosegue la sua avanzata insieme a Law, Abdullah e Jit. Quindi lo strano quartetto procede oltre. E andiamo adesso alla parte finale, quella più succosa per quanto riguarda la storia di questo capitolo, ovvero la rivelazione di Law. La rivelazione di Law che dice praticamente di come lui in realtà abbia voglia di sconfiggere personalmente Doflamingo, e qui mi assale un pochettino un dubbio sul fatto che possa esserci uno scontro 2 contro 1. Io sinceramente mi aspetto e spero che il contributo di Law sia marginale, quindi spero di vedere comunque il classico 1 contro 1 contro 1 Ruffy e Doflamingo di fine saga. Ma quello che scopriamo dalle parole di Law, appunto, è molto importante, ovvero l'identità del fantomatico Corazon. Ecco, questo Corazon, che non è, come si riteneva qualche capitolo fa, Corasan o Corasama, non è una donna come qualcuno aveva ipotizzato, magari la madre di Law, eccetera, mi ricordo teorie che all'epoca erano state fatte, ma bensì era il fratello di sangue di Doflamingo. Ora, per quanto riguarda la famiglia di Doflamingo, io avevo fatto un video teoria a settembre che vi ripropongo qui sotto in descrizione e sul quale, devo dire, ci avevo in parte preso, ossia io avevo, diciamo così, preannosticato che la ciurma di Doflamingo fosse divisa in due parti, quindi una parte fatta con veri membri della sua famiglia, comunque membri legati da un rapporto vero familiare, e altri membri invece legati da un altro tipo di legame, comunque molto stretto ma non di tipo familiare e al quale appunto appartiene lo stesso Law. Questa cosa sembra infatti essere stata confermata, anche se noi in One Piece sappiamo una cosa molto importante, ossia che in One Piece non conta tanto il legame di sangue quanto conta il legame con i fratelli che ti scegli. Ecco, un esempio lampante sono Ruffy e Ace e Sabo, che non erano fratelli di sangue, ma un altro esempio che mi viene in mente veramente palese è quello di Nami e Nojiko, che non erano sorelle di sangue, ma in realtà è come se lo fossero anche di più. E nello scorso capitolo abbiamo visto come Doflamingo sia così strettamente legato a Pika e agli altri membri che non sono suoi fratelli di sangue, almeno non, apparentemente non lo sono, ecco, per quello che sappiamo li ha conosciuti comunque giovanissimo, ma dopo appunto aver perso la sua famiglia originale, ossia sappiamo che la madre di Doflamingo è morta quando aveva 7-8 anni e il padre è stato ucciso da Doflamingo stesso quando lui aveva 10 anni. Ora, le cose particolari di questo capitolo sono state anche la definizione di Corazon come capo supremo, almeno nella versione tradotta da Lupi Team. Io non capisco adesso se capo supremo è riferito solamente alla squadra di cuori o se è riferito all'intera famiglia Don Quixote. Per quello che ne sappiamo, Corazon potrebbe essere il fratello non tanto inferiore, ma potrebbe essere anche il fratello maggiore di Doflamingo e poteva essere magari lui stesso il capo della family. Questo lo vedremo a breve nel flashback, che penso sarà un flashback veramente, veramente molto bello, come sempre accade in One Piece. Facendo due riferimenti a livello temporale, Doflamingo ha ucciso il padre quando aveva 10 anni, mentre per quanto riguarda Corasan, quindi suo fratello, Doflamingo lo ha ucciso 13 anni fa, quindi avendo ora 41 anni, l'ha ucciso a 28 anni e Law ne aveva 13. Ecco, la domanda che mi faccio è come mai
Doflamingo ha ucciso il padre e il fratello a così tanti anni di distanza, ecco. Magari all'epoca in cui ha ucciso il padre, lui e il fratello la pensavano allo stesso modo, e poi nel corso degli anni magari Doflamingo stesso è cambiato, è successo qualcosa che comunque ha portato alle divergenze con suo fratello, e quindi si è arrivati a questo evento, quindi all'uccisione del fratello Corasanno. Non lo so, questo ovviamente mi aspetto le vostre teorie, le vostre illazioni qui sotto nei commenti. La cosa che mi viene così a un primo impatto da pensare è che Doflamingo possa aver subito un qualche cambiamento nel corso degli anni e che all'inizio non fosse così malvagio. Quindi magari il padre l'ha ucciso insieme al fratello, o magari comunque l'uccisione del padre è stata dovuta a un evento che legava lui magari insieme al fratello stesso. Poi nel corso degli anni è successo qualcosa che ha portato i fratelli a una divergenza e quindi ha portato un Doflamingo magari cambiato in peggio negli anni all'uccisione di quello che era suo fratello. Anche perché Corasan, probabilmente, essendo così stimato e considerato un benefattore da Lao, io non mi aspetto assolutamente un personaggio malvagio. Quindi anche su questo c'è da riflettere. Ecco, mi aspetto le vostre relazioni ovviamente qui sotto nei commenti, magari ci farò un video specifico. Detto questo, per il video commento al capitolo, purtroppo ci rivedremo fra 3 settimane, ma nel frattempo farò altri video sia relativi a One Piece che non solo. Ovviamente ringrazio e saluto tutte le pagine amiche, quindi onepiece.it, frase e citazioni di One Piece, One Piece spunti di riflessione, che è probabilmente una delle migliori pagine per contenuti in assoluto che ci sono su One Piece in Italia, quindi iscrivetevi a queste pagine. Ho messo qui sotto il video in descrizione la mia pagina Facebook The Name Before Tokyo. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti quanti e buon pranzo. Ciao!